Ciao ragazzi, questa notte si sono tenuti gli Oscar, ovvero la 95esima edizione degli Academy Awards, e per quanto mi riguarda l'avete già letto dal titolo, per me no. Anche se il 90% dei premi vinti questa notte erano abbastanza prevedibili e ne ho già parlato nel video previsioni pronostici degli Oscar 2023, quindi magari andate a vedere quello per confrontare quanto ci avessi azzeccato oppure no. Prima di fare un veloce recap di tutte le vincite con mio pensiero annesso, vi invito come sempre a seguirmi su tutti i social, infatti i link sono tutti nella descrizione tra Instagram, TikTok, Letterboxd dove pubblico mini recensioni appena uscito dalla sala. Adesso però passiamo alle categorie che leggerò naturalmente sul telefono, cover di Pampling, anche questa del Garpez di Aldo Giovanni e Giacomo, bellissima. Iniziando con Top Gun Maverick che vince il miglior sonoro. È un premio tecnico tra quelli meno famosi per il grande pubblico e sicuramente, visti i caccia, visti diversi rumori, comunque sì, è un premio meritato. Miglior trucco abbiamo The Whale e anche questo assolutamente meritato, anche se avrei preferito The Batman, come ho detto nel video previsioni, perché comunque Colin Farrell scompare sotto quel trucco, non si capisce nemmeno che è lui ad interpretare il pinguino, invece comunque Brendan Fraser si vede sotto il trucco prostetico da Charlie. Ma non fa niente, assolutamente contento per The Whale. Miglior scenografia, niente di nuovo sul fronte occidentale, quello sembra assolutamente il fronte, quindi a posto, va benissimo. Miglior montaggio, Everything Everywhere All at Once, e qui iniziano i primi no, perché per quanto mi riguarda il montaggio è abbastanza confusionario in molte parti, quindi non lo so. Miglior cortometraggio documentario, Ragu, il piccolo elefante, non l'ho visto, non saprei dirvi nulla. Miglior costumi, Black Panther, Wakanda Forever, e qua un altro mezzo no, perché erano candidati anche Elvis e The Batman, quindi c'erano film che potevano vincere più facilmente. Migliori effetti speciali, Avatar 2, e grazie, perché questo era ovvio, se non fosse stato così mi sarei davvero arrabbiato, come ho detto anche nelle previsioni. Poi miglior cortometraggio d'animazione, Il bambino, la talpa, la volpe e il cavallo, anche questo non l'ho visto, non saprei dirvi. Miglior sceneggiatura non originale, Women Talking, non l'ho visto quindi non saprei dirvi nulla. Miglior sceneggiatura originale, Everything Everywhere All at Once. No, c'era Spielberg, c'era davvero The Fablemans. Miglior fotografia, niente di nuovo sul fronte occidentale e, come avevo previsto, è assolutamente andata così, quindi ci sta. Miglior cortometraggio, An Irish Goodbye, non l'ho visto, non saprei dirvi nulla. Miglior colonna sonora, niente di nuovo sul fronte occidentale, questa è inaspettatissima, mi sarei aspettato Babylon, anche non avendolo visto, perché comunque ne ho sentito parlare davvero bene della colonna sonora, della musica nel film, che è importantissima, quindi mi sarei davvero aspettato quel film, invece va bene, comunque niente di nuovo sul fronte occidentale, perché ha una colonna sonora molto inaspettata per un film del genere, un film di guerra. Miglior documentario, Navalny, almeno penso si legga così, non l'ho visto. E qui arriviamo ai pezzi forti che per me sono davvero un no, come per esempio Jamie Lee Curtis per miglior attrice non protagonista per Everything Everywhere All at Once. Perché? Cioè il suo personaggio non è così, come dire, meritevole di un Oscar. Ok, Jamie Lee Curtis ha fatto anche la storia del cinema nel suo piccolo, tra virgolette, ma farla vincere davvero per Everything Everywhere All at Once con quel personaggio lo vedo molto 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 inutile. Anche perché tra due che comunque non si meritavano sicuramente la vincita dell'Oscar era meglio Angela Bassett a questo punto, che si stava mangiando le mani in diretta. Miglior attore non protagonista, sempre per Everything Everywhere All at Once, abbiamo Kiye Kwan, penso si legga così. Al contrario di Jamie Lee Curtis, per me questa vincita va bene perché il personaggio è comunque molto importante, molto interessante, recitato anche bene, e sono felice per Kiye Kwan che ritorna alla recitazione con la vincita di un Oscar, peccato che non ci sarà in Indiana 5. Questo fa male leggerlo, ma per la miglior regia abbiamo Daniel Scheinert e Daniel Kwan per Everything Everywhere All at Once. Avevamo sempre Spielberg in questa categoria e vincono loro due. Ripeto, a me Everything Everywhere All at Once è piaciuto anche tanto, però non è candidabile così a così tanti Oscar, o soprattutto non poteva vincere così tanti Oscar, perché non è un film da vincere così tanti Oscar, soprattutto alla regia, perché ripeto, c'era Spielberg e comunque non ha chissà che grandissima regia questo Everything Everywhere All at Once. Miglior film straniero, niente di nuovo sul fronte occidentale, abbastanza prevedibile visto che era anche candidato come miglior film in toto. Miglior film d'animazione, Pinocchio, contento perché anche se lo sapevo era abbastanza prevedibile, sono molto contento per questo film. Miglior attrice protagonista per Everything Everywhere All at Once abbiamo Michelle Yeoh, ci può stare. Miglior canzone originale, Natu Natu. Come avevo detto era ovvio che avrebbe vinto Natu Natu al posto di
le più meritevoli, secondo me, All My End e Lift Me Up, perché è una canzone indiana. Ora, non voglio fare il cinico, non so se posso dire così, ma ha vinto perché è indiana. Miglior attore protagonista, è felicissimo per lui, Brendan Fraser per The Whale, davvero contentissimo della sua vincita, anche se mi aspettavo anche qualche piccolo premio per Elvis, magari appunto Austin Butler, però, ripeto, per Brendan Fraser molto molto contento. E infine, come miglior film, Everything Everywhere All At Once, chi l'avrebbe mai detto, davvero? Per quanto mi riguarda, questa volta ci sono stati dei premi molto prevedibili e soprattutto molto deludenti, in quanto prevedibili e in quanto, secondo me, non meritati. Infatti, ripeto, Everything Everywhere All At Once mi è piaciuto, ma tutti questi premi no. Aspetto di sapere la vostra, magari fatemi sapere tutto con un commento, tanto sono aperti. Vi ringrazio per essere rimasti fino alla fine, io sono Andri, questo è stato un altro mio pensiero per voi, noi ci vediamo in un prossimo video sempre su questo canale. Andri passa e chiude, ciao!